Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi torniamo in un format che ho portato circa 10 mesi fa. In realtà facciamo una classifica di tutti i DLC. È passato un bel po' di tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti e abbiamo aggiunto al nostro The Sims 4 tantissimi DLC che non erano contemplati ovviamente nello scorso video. Quindi, visto che siamo in pausa e i DLC nuovi tardano ad arrivare, beh, classifichiamo quelli che ci sono. Prima di lasciare il video ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione! E quindi ragazzi, eccoci qua nella nostra tier list. È passato un bel po' di tempo ragazzi, credo che l'ultimo video fatto con questa applicazione risale a 10 mesi fa. E quindi mancavano alcuni DLC, quelli del 2019. Visto che stiamo vivendo un periodo di pausa prima dei nuovi DLC, ho pensato di catalogare questi primi 32 in attesa dei prossimi. Quindi ragazzi, ora andiamo a vedere. Come vedete qua sotto di me abbiamo tre grandi categorie: espansioni, game pack e staff pack. Li metterò in ordine di mia preferenza ragazzi, ovviamente soggettivo. Vi lascio anche il link di questa tier e perché no fatemi sapere qual è il vostro risultato, quali sono le vostre posizioni, insomma provatelo anche voi perché sono curioso di capire anche come e soprattutto quali DLC vi piacciono di più. Detto ciò ragazzi, cominciamo. Qua sotto, voi non lo potete vedere, ma in realtà ecco, vado a far così, ci sono tutti e 32 i DLC ragazzi, quindi siamo a posto da quel punto di vista. Direi che cominciamo con le espansioni e ragazzi, a mani basse, manca a dirlo, la prima che assolutamente va al primo posto tra le espansioni è Stagioni. Cambia il gioco base, è l'espansione più bella probabilmente proprio a livello di utilità. Non potrei più giocare The Sims 4 senza Stagioni, quindi a mani basse va lì. E poi andiamo ai game pack, ragazzi, andiamo un po' a fare la lista un po' mista. E ovviamente tra i miei game pack preferiti non posso non mettere lui, Selva Dorada. Ragazzi, Avventura nella giungla, lo sapete, è il mio game pack preferito, è quello più innovativo, quello che mi piace di più. E davvero non posso farne a meno. Per quanto invece riguarda i nostri staff pack ragazzi, a livello di utilità sicuramente vince a mani basse Giorno da Bucato, che abbiamo scelto noi, quindi in effetti rappresenta un po' il volere della community. Vi ricordo che stiamo votando a questo punto Arti e Mestieri, che non si chiamerà più così ma sarà incentrato sul lavoro a maglia. Quindi ragazzi, come vi dico sempre, in realtà c'è un altro game pack molto molto utile se volete, diciamo, rendere il gioco base più funzionale, ed è Vita da Genitori. Quindi ragazzi, quando mi chiedete quali sono i pack per iniziare, io vi dico sempre Stagioni, Vita da Genitori e Giorno da Bucato. Però ragazzi, a me Salvadorada piace troppo, quindi non rientra nella prima lista. Ma non importa, andiamo avanti con le espansioni. E a questo punto, dopo Stagioni, qual è l'espansione che più vi consiglio, o comunque qual è l'espansione che a me più piace? In effetti ragazzi, per il concetto di gioco base, se la giocano davvero tanto. Però l'innovazione che ha portato probabilmente e il coraggio e il grande sforzo, beh, mi ha fatto rivalutare tantissimo l'università. L'università va al secondo posto sicuramente, perché appunto aggiunge i coinquilini, aggiunge delle dinamiche che vanno oltre l'università inteso come scuola, e secondo me è tanta roba. Terza espansione utile, beh ragazzi, manco a dirlo, sì certo c'è Sulani, una meta di vacanza, ma prima di essa c'è un'espansione che è passata in sordina, dimenticata, che aggiunge però davvero tanta roba. È l'espansione che ti permette poi di giocarti tutte le altre in un modo intelligente, e mi sto riferendo ovviamente a lavoro, con i negozi, tralasciando le carriere che sono bellissime, tutte e tre sono molto molto complete. I negozi ti permettono di fare negozi se hai Regno della Magia, un negozio di magie, se hai Moschino, un negozio di fotografie, se hai Il Mio Primo Roditore, Il Mio Primo Animale Staff, puoi fare un negozio di criceti, eccetera, eccetera. Quindi in realtà ragazzi, avere i negozi sblocca tutto il resto del gioco. Non a caso è stata rilasciata per prima, per dare appunto l'incipit a tutto il resto. Quindi ragazzi, a mani basse al terzo posto ci va A Lavoro. Quarto posto ragazzi, se la giocano, perché Nuove Stelle, ve l'ho detto, l'ho rivalutato, anche esso ha una carriera bella bella tosta, bella bella attiva, che è quella di attore e anche quella da influencer. Però
probabilmente fra le due per l'innovazione che porta. Io andrei di Vita sull'isola, seguito però sicuramente da Nuove stelle. Ecco, queste due comunque se la giocano, secondo me. A livello invece di altre espansioni, siamo ormai alla fine, io andrei di Cani e Gatti, ragazzi. Il quartiere è bellissimo, gli oggetti sono bellissimi, le cliniche veterinarie, tanta roba. Per lasciare lo spazio a San Maishuno per penultima e Usciamo insieme per ultima, ragazzi. Sapete che Usciamo insieme è bellissima, il quartiere è uno dei miei preferiti, Winterburg è uno dei miei preferiti, gli oggetti li uso sempre, però a livello di espansione quella che uso di meno. I club li uso poco, non mi ha convinto come le altre, quindi se devo scegliere una mia preferenza, Usciamo insieme la lascerei per ultima. Ma andiamo ai game pack, ragazzi, e per i game pack, beh, manca a dirlo. Ci ha provato, fidatevi che l'ha sfidato tantissimo, non è riuscito a superarlo, ma i prossimi DLC Game Pack potrebbero superare Selva Dorada, però comunque ragazzi si è avvicinato tantissimo, sappiatelo, davvero se la giocano. Per me Strangerville è stata la rivoluzione nel gioco, l'ho amato dal trailer, l'ho amato subito e quindi sicuramente va al secondo posto. Ovviamente si va avanti, per una questione, come vi dicevo prima, di ricchezza di gioco, non posso però non mettere al terzo posto Vita da genitori, se anche preferisco la magia a livello personale, però devo anche fare un discorso un po' oggettivo. Regno della magia ovviamente va al quarto posto, però subito dopo Vita da genitori, perché comunque gli incantatori sono fatti da Dio, ragazzi, sono davvero belli. E poi, ovviamente, manco a dirlo, ragazzi, qua abbiamo i ristoranti e mi piacciono, abbiamo le spa e mi piacciono, abbiamo i vampiri e mi piacciono. Però ragazzi, sottovalutatissimo, ma tanto sottovalutato e non so perché, è il primo game pack, ragazzi, è una meta di vacanza di tutto rispetto, ci sono gli insetti, ci sono tante cose da fare nel gameplay. Ragazzi, Grind Falls dà tanti spunti per giocare, lo giochiamo poco, io lo gioco poco, lo so, però è tanta roba. E poi, secondo me, se la giocano a pari merito sia la spa che, diciamo, i ristoranti. I vampiri mi piacciono, li uso poco, ma mi piacciono. Devo dire che il quartiere è carino, i poteri dei vampiri sono fatti benissimo, sapete, no? Come vi dico sempre, io ho apprezzato il fatto che Supernatural sia stato scisso in più creature. E questi tre per me vanno tutti all'ultimo posto, nel senso che sia vampiri, che ristoranti, che un giorno alla spa, non sono meno o più. Cioè, nel senso, non è che un giorno alla spa è il mio game pack che non mi piace o non lo comprerei mai, li comprerei tutti. I game pack, ragazzi, ve l'ho sempre detto, sono tra i miei DLC preferiti. Se voi mi chiedete cosa preferisci tra espansioni, game pack e staff pack, io vi rispondo game pack. È un nuovo tipo di DLC solo di The Sims 4 e secondo me è vincente, perché non è un'espansione, non è uno staff pack e comunque è ricco. Quindi per me il game pack esula un po' dalle classifiche, mi piacciono tutti, tutti e otto, assolutamente. Quindi non c'è un game pack che vi dico non comprate, probabilmente io li prenderei tutti. Cioè prima delle espansioni, soprattutto prima degli staff pack, io comprerei tutti i game pack. Gli staff pack li lascerei forse per ultimi. Anche perché di staff pack ne abbiamo a bizzeffe e quindi è un bel guaio scegliere. Ma sapete bene quanto le funzionalità in gioco mi interessino. E Moschino per me rappresenta con la fotografia uno staff pack molto utile rispetto a tutti gli altri. Lo staff pack di Moschino per me è utile, ragazzi. Dopo Giorno da Bucato lo trovo quello più utile. Puoi rinunciare ai gelati, puoi rinunciare al bowling, puoi rinunciare al cinema, puoi rinunciare a tutto quello che vuoi, alle tiny house. Ma per il resto, secondo me le fotografie arricchiscono tantissimo il gioco. Ma per avere un'esperienza più ricca grazie a stagioni, e mi riferisco ovviamente ad Halloween, sicuramente lo Spooky Stuff resta fra i miei preferiti. Ve lo dico ragazzi, perché lo Spooky Stuff comunque con stagioni diventa tanta roba e ha un senso d'esistere. Molto più degli altri, perché comunque qua ragazzi gli Staff Pack vanno ad implementare qualcosa nel gioco che sicuramente è carino, non lo metto in dubbio, però puoi avere o non avere. Ora, sta a te decidere, ragazzi, non posso dire sono utili tutti, qualcosa non lo comprerei. In realtà questi che sono rimasti, ve li faccio vedere ragazzi, questi ultimi, sono tutti utili e no. Perché? Perché stare fuori è carino, ci sono tanti mobiletti per star fuori, quindi ci sta a arricchirlo. Il bowling lo usi una volta,
E comunque bello, è bello avere qualcosa in più. Il fitness uguale, aggiunge degli oggetti da palestra, ma ci sono già. La camera dei bimbi forse è un pochino più utile, quindi in realtà camera dei bimbi lo metterei dopo lo spooky stuff. Il gelato è carino, le cucine sono carine, il primo animale stuff... il cinema è tanta roba, quindi in realtà il cinema potrebbe rientrare nei miei gusti, ma tutti, le vasche per l'esterno. Giardini romantici invece è utile per il pozzo, ecco, questo lo mettiamo. Poi abbiamo Tiny Living, che sicuramente è utile, sicuramente è fra i più utili. Abbiamo ABC, sempre stanza di bambini, stanza di bimbi, anche questo è utile per le fasce di età più deboli. Abbiamo il Glamour Stuff, che aggiunge degli oggetti carini, una festa, ma niente di che. E il Luxury Pack, che comunque, ripeto, rientra in quella categoria di oggetti che usi sì per sim ricchi, ma li usi relativamente. Quindi... gli staff pack che sono rimasti ora, che sono ben 3, 6, 9, per me hanno la stessa identica valenza, tranne il mio primo animale staff, che è quello che va all'ultimo posto. Però gli altri 8 per me sono tutti uguali. Non c'è qualcosa di meglio, di peggio. Quindi ragazzi, ora li vado a catalogare un po' a muzzo, nel senso che se devo proprio pensare a quello che aggiungono, allora vi dico, ok, probabilmente il cinema ha più interazioni. Probabilmente il bowling e il fitness sono più interessanti rispetto al luxury pack, quindi vanno da questa parte. Probabilmente avere il gelato e le cucine non è male come idea. Sicuramente avere le vasche fuori lo accetto, e quindi come vedete qua stiamo facendo tutto. Aspettate, vado a mettere la grafica così vedete tutti. Anche questo, ragazzi, sicuramente è più utile degli altri. Questi due se la giocano, perché il maggiordomo lo usi, sì, è un servizio, lo puoi usare, ok. E anche questo. E ovviamente all'ultimo manca a dirlo, la fiera dell'ovvio, il mio primo animale staff. Che comunque ha un sacco di oggetti carini, io uso tantissimo il mio primo animale staff a livello di oggetti, sappiatelo. Io parlo, ovviamente, avendoli tutti. Quindi, da una parte, la mia classifica è relativa al fatto che li utilizzo tutti, ragazzi. Soprattutto nel building. Sapete che io buildo tanto su The Sims 4. Quindi, tutti questi pack, tutti e 32, vi ricordo sono 32, hanno qualcosa che utilizzo quando buildo. Quindi, devo per forza fare un discorso che esula dagli oggetti, altrimenti non ne veniamo a capo. Quindi, ragazzi, detto ciò, questa è la mia personalissima lista. Ovviamente sta a voi ora fare la vostra, ditemi che ne pensate. Ovviamente qua sotto nei commenti sono molto molto curioso e sono sicuro che la mia lista sarà completamente diversa dalla vostra. E ancora una volta, questo mi piacerà, perché The Sims 4 non ha ragion d'essere. Non è un gioco che ti permette di dire ho ragione io, è questo che me lo fa amare tantissimo. Abbiamo 32 DLC e ognuno di noi li può vivere, li può preferire ad altri in maniera diversa. E questa cosa mi piace. Ecco qual è la forza di questo gioco. Quindi ragazzi, sono curioso di vedere invece le vostre classifiche. Quindi ragazzi, questa è la mia personalissima lista dei DLC. Fatemi sapere qual è la vostra qua sotto nei commenti. Io per questo video vi dico che è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. E vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche il video precedente. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.